Come dicevamo, la quantizzazione scalare non è l'unica opzione che si può avere. Ma prima di questo, nell'ambito della quantizzazione scalare, uno potrebbe realizzare un quantizzatore uniforme, ma anche un quantizzatore non uniforme. Poco da dire. Nella quantizzazione non uniforme gli intervalli di quantizzazione non sono tutti necessariamente ad ampiezza multipla di ad ampiezza pari a un parametro fissato delta passo di campionamento, e i livelli di restrizione sono parametri liberi e si possono scegliere. Chiaramente, avendo più gradi di libertà, tutte le ampiezze degli intervalli e tutti gli inizi di ogni intervallo e tutti i valori di restituzione, ho più gradi di libertà e quindi il quantizzatore che ne esce fuori avrà prestazioni necessariamente migliori, cioè fissata la distorsione riuscirà ad avere un rate più basso, quindi a quantizzare e comprimere di più, o fissato il rate, cioè il tasso di compressione, riuscirà ad ottenere una distorsione più bassa, cioè sarà più fedele. Non diciamo nulla più di questo, perché poi dopo l'ottimizzazione va fatta sul campo, a seconda di quella variabile aleatoria x con distribuzione particolare che avete, avete un quantizzatore ottimo per quella variabile. Chiaramente lo svantaggio però della quantizzazione non uniforme è che è vero che fa il meglio che si può fare per quella variabile aleatoria, quindi per quella variabile aleatoria il quantizzatore non uniforme ottimizzato per quella variabile aleatoria raggiunge le migliori prestazioni e vanno molto meglio il quantizzatore uniforme. Tuttavia la quantizzazione non uniforme poi risulta essere poco robusta, perché se per caso si ha a che fare con una variabile aleatoria che non è esattamente quella, le prestazioni poi non saranno più quelle che si sono avute sotto progetto, ma saranno differenti. Ad esempio, se avete questa variabile aleatoria con una distribuzione del genere, la quantizzazione uniforme fa intervalli di quantizzazione ad ampiezza costante. La quantizzazione non uniforme si ottimizza per quella densità di probabilità, riconosce che una zona è più probabile di altre zone e mette più intervalli di quantizzazione in questa zona e meno altrove, scusate, detto meglio, nella zona di maggiore probabilità infittisce la griglia di quantizzazione, nella zona minore probabilità della distribuzione allarga le maglie della regione di quantizzazione. In questa maniera riesce a ottenere prestazioni migliori. In questo caso il numero di livelli di quantizzazione è fissato, quindi il rate è fissato, avrà una distorsione migliore. Perché? Dicevamo, quella stessa griglia di quantizzazione che era ottima per questa variabile aleatoria poi rischia che invece commette gravi errori e quindi si avrà delle prestazioni nettamente inferiori se si presenta una variabile aleatoria con distribuzione molto diversa da quella. Vedete? Questa quantizzazione non uniforme che aveva infittito la griglia in questa zona, perché qui la variabile aleatoria aveva grossa probabilità, se per caso c'è stato un errore nella stima della distribuzione di probabilità di quella variabile aleatoria, per cui poi l'atto pratico non vi trovate con questa distribuzione ma con questa, allora le cose possono andare veramente male. Viceversa, invece, la quantizzazione non uniforme si comporta più o meno bene in qualsiasi caso, quindi è più robusta.
non aggiungiamo nulla più perché poi si tratta di ottimizzare il quantizzatore per quella data variabile aleatoria. Come dicevamo, la quantizzazione scalare non è l'unica alternativa. Si può realizzare anche una quantizzazione vettoriale. Funziona la quantizzazione vettoriale? Beh, si quantizza non un campione per volta, ma gruppi di campioni assieme. Dove x con 1 era ad esempio il kesimo campione. X con 2 era il campione x di k t più t e così via. Ok? Qui si prendono gruppi di n campioni per volta e allora ha a che fare non con un vettore, con uno scalare, ma con un vettore da quantizzare, e si associa uno possibile dei tanti un valore di restituzione, che sarà un vettore. Per questo si chiama quantizzazione vettoriale. Il retta a questo punto sarà il numero di bit richiesti per descrivere questa tutti i livelli di quantizzazione, qui l'ho 2 di n, ma dovete poi ricordarvi che questi log 2 di n bit vi servono per descrivere non un campione ma n campioni, quindi voi non state utilizzando log 2 di n bit per ogni campione, ne state utilizzando log 2 di n diviso n bit per ogni campione. Ok? Cioè, questo livello di restituzione, che è uno degli n possibili, che può essere descritto quindi con log 2 di n bit, descrive non un campione, ma n. Quindi questo sarà il bit rate, in termini di bit per campione. Quindi è chiaro che se io utilizzo... Se io prima utilizzavo 4 bit per descrivere uno scalare, io ora devo fare una quantizzazione vettoriale con 3 scalari per volta, utilizzerò 4, 8, 12 bit. Quindi utilizzerò sempre 4 bit per campione. O se preferite, log 2 di n su n per fc. In questo caso è bit al secondo, perché io sto utilizzando log 2 di n su n bit per campione, arrivano fc campioni al secondo, rimangono bit al secondo. La quantizzazione vettoriale è ben più complessa, perché una cosa è quantizzare uno scalare, una cosa è quantizzare un vettore di scalare, quindi un vettore molto più complicato. Ad esempio, se n fa 2, voi non avete una delle regioni di quantizzazione che sono degli intervalli, ma avrete magari con una quantizzazione uniforme delle regioni di quantizzazione che sono degli rettangoli. Ok? Per ogni x con un x con 2 che cade in questa regione kesima, io restituisco il valore centrale, che è una coppia di valori.
anche in questo caso posso fare una quantizzazione non uniforme, in cui magari mi accorgo che la distribuzione di probabilità della coppia x1 e x2 è una campana centrata qui, allora metterò un maggior numero di valori di intervallo di regioni di quantizzazione qui dentro e un minor numero, quindi farò una griglia più lasca all'esterno. Tutte le stesse considerazioni fatte prima ancora valgono. L'unica cosa su cui voglio farvi riflettere è perché mai dovrei fare una quantizzazione vettoriale che è molto più complessa di uno scalare. Se poi dopo, alla fine, l'intuizione mi dice che non ci guadagno nulla, perché se prima volevo quantizzare uno scalare con 2 bit, quindi avevo 4 intervalli, 2 bit, se voglio quantizzare coppie di campioni per volta, allora mi troverò in questa situazione in cui avrò la variabile x, la campione con 2 bit, l'altra con 2 bit, quindi avrò altri 4 intervalli, e qui se voglio fare le cose fair 1, 2, 3, scusate, 4, un campione solo lo campiono con, lo quantizzo con un quantizzatore a 4 livelli, 1, 2, 3, 4. Se devo quantizzare la coppia, se voglio fare cose fair, vorrei utilizzare 4 livelli per la prima componente e 4 per la seconda, e quindi avrò a che fare con una griglia che prevede 1, 2, 3, 4 per 4, 16 livelli, cioè 4 bit. Qui utilizzo 2 bit per ogni campione. Qui utilizzo 4 bit per due campioni, sempre due campioni, 2 bit per campione. Dov'è che sto guadagnando? Anzi, sembrerebbe che ci perdo soltanto, perché sto facendo un quantizzatore più complesso per avere lo stesso rate. Perché dovrebbe essere migliore la quantizzazione vettoriale? Che invece di quantizzare un campione per volta, quantizza coppie di campioni, triplette di campioni, vettori di campioni ogni volta? Bene, il motivo c'è, e studierete anche questo nel fantastico corso di teoria e informazione in cui c'è tutto. Lo faccio io teoria e informazione, ecco, perché parlo sempre di questo. E il motivo si chiama asymptotic equipartition property, in realtà è la legge dei grandi numeri, è veramente semplice. Lo faccio capire con questo esempio. Supponete che avete n molto grande, quindi il vostro vettore da campionare, da quantizzare è x, che si chiama, che ha n componenti, con n molto grande, va bene? E quindi voi immaginate la vostra testa che deve andare in uno spazio n dimensionale, in questo caso 2 dimensionale, quando n fa 2, realizzare tutti le mie regioni di quantizzazione per coprire tutto R quadro, tutto quanto R quadro, quindi a un certo punto in poi mi devo fermare perché altrimenti servirebbe infinite regioni, e poi valutare la distorsione. In questo caso ho n campioni nel mio vettore n-dimensionale, mi devo spostare su R alla n, che è uno spazio immenso, dividere in tante regioni di quantizzazione, che sono iperspazi n-dimensionali, e quantizzarlo. Tuttavia, se guardo per bene la cosa, e faccio qualche osservazione, mi rendo conto che forse non è il caso di coprire tutto R alla n con intervalli di con regioni di quantizzazione, mi serve forse andare a guardare un sottoinsieme molto piccolo, più piccolo di R alla n. Infatti, se io mi faccio calcolare la norma di questo vettore, la norma di quel vettore è, e la divido per il suo numero di componenti, è la somma degli elementi al quadrato. Cioè la somma per i che va da 0 a n-1 di x di facciamo su k di k, vabbè, va bene anche di k più i per t, ok? Perché ricordatevi che in realtà il campione iesimo era
Ricordate, io sto quantizzando l'uscita di un campionatore. Va bene? Quindi il primo elemento era il campione x con k, t, il secondo x con k più 1t, x con k più 2t e così via. Vi trovate? Vi ricordo che x con i, l'iese elemento di questo vettore x che sto quantizzando, proviene da un campionamento. Quindi era il segnale x e t campionato. Va bene? E magari nel kesimo istante sto quantizzando i campioni k, k più 1, k più 2, k più n meno 1. Ok? Non è molto importante adesso gli indici. Cercate solo di capire che qui sto facendo la norma di quel vettore, la norma quadrata, quindi la somma delle componenti al quadrato, e le componenti sono elementi del mio messaggio MT sto campionando. Che succede a questa somma quando n tende a infinito? Se questi campioni sono ID, ma in realtà basta che il processo sia ergodico, ma se questi campioni sono ID, che succede alla media di un sacco di variabili indipendenti e identicamente distribuite? 1 su n somma di x con i convergono alla media di x con i, ma qui non c'è 1 su n somma di x con i, c'è 1 su n somma di x con i al quadrato, e allora convergerà alla media di x con i al quadrato, ma la media di x con i al quadrato si chiama potenza perché è SSR. Questo per la legge forte dei grandi numeri, la somma di tante variabili aleatorie id diviso n tende a tendere di n alla media. Se non sono id, in realtà basta che sia ergodico il processo. L'avete fatto a teoria dei segnali. Se è ergodico per la potenza, allora questa sommatoria converge alla potenza. Vorrei andare un po' più veloce perché queste sono soltanto considerazioni che volevo fare da un punto di vista qualitativo, senza dare troppi dettagli. Che significa questo? Che la norma di questo vettore è circa uguale a radice di n potenza di x se n è sufficientemente grande. Questo sto dicendo. Quindi se io quantizzo un solo scalare, quindi un elemento, ho preso tutti i valori di R, magari qualcuno con più probabilità, qualcuno con meno probabilità, ma tutti i valori di R può prendere. Se invece quantizzo gruppi di n campioni, e questi n campioni sono molto, sono tanti, sono veramente tanti, allora non prendo tutti quanti i possibili valori di R alla n, ma solo alcuni, perché ogni entry di questo vettore, ogni elemento di questo vettore può prendere i valori che vi pare, più o meno. Ma la norma, quindi la lunghezza di questo vettore, è fissata. Quindi non mi muovo su tutto quanto R alla n, ma mi sto muovendo sulla superficie di un'ipersfera a raggio radice di np. E allora non andare a quantizzare tutto quanto era l'n, quantizza soltanto la superficie di questa sfera, ti metti una virgola di sopra, una virgola di sotto, epsilon in su, epsilon in giù, e quantizza solo questo. Ti servono molti meno livelli di quelli che immaginavi, quindi a parità di distorsione puoi utilizzare meno livelli e quindi un rate più basso, o a parità di rate puoi infittire i livelli e quindi avere distorsione più bassa. Quindi conviene quantizzare gruppi di campioni, è più complicato, ma poi dopo se n è abbastanza grande interviene la legge forte dei grandi numeri e non ti serve andare a quantizzare tutto R alla n, ma puoi ricondurti soltanto a alcune zone, o meglio ancora potresti fare
qui dove è molto probabile ci sia segnale una griglia molto fitta, al di fuori una griglia molto meno lasca. Qui dà un sacco di bitcoinizzazione, qui fuori pochi. Va bene? Ripeto, voglio solo comunicarvi l'idea di questa tecnica. E l'idea è la legge forte che ha i numeri, punto, questo è. Abbiamo visto nella connessione analogico-digitale che il primo blocco è il campionamento, abbiamo detto tutto, il secondo blocco è la quantizzazione, abbiamo detto praticamente tutto, il terzo blocco era la codifica. Noi analizzeremo solo la codifica binaria, ma potete fare qualsiasi codifica che volete. Nella codifica c'è veramente poco da dire. Ogni livello di quantizzazione, a ogni livello di quantizzazione x con n, per n che va da 1 a n grande, viene associata una stringa di bit. Dove n è log 2 di n parte n della superiore. Ma in genere, n lo prendere proprio potenza del 2. Quindi non serve neanche la parte intera superiore, lo abbiamo già anticipato in passato. Con quale criterio associare una stringa di bit a un valore, a un livello di quantizzazione rispetto a un altro? Beh, se avete n livelli di restituzione, e fatemi fare un esempio con n uguale 4, così sono soltanto 4 livelli, quindi avete x cappuccio con 1, x cappuccio con 2, x cappuccio con 3 e x cappuccio con 4. Potete associare vi servono 2 bit e potete associare l'espansione in binario, o meglio, lo associare in questo, in ordine lessicografico, insomma, partendo dal più piccolo, 00, 01, 10, 11. A livello più piccolo dalle 00 e poi salite, 01, 10, 11 e così via. Questo è un criterio. Non è l'unico. Un altro è questo qui, vi faccio solo esempio, 00, 01, 11, 10. Il secondo ha un leggero vantaggio rispetto al primo. In particolare il secondo schema di codifica, in cui sto associando a ogni livello una stringa binaria, e quindi lo chiamo una codifica, e questa si chiama codifica di Gray, ha la caratteristica che livelli di restituzione adiacenti hanno stringhe binarie che differiscono di un solo bit, 00, 01, cambiano solo bit, 01111 cambia un solo bit il primo, 1110 cambia un solo bit il secondo. Perché avere questa accortezza? Perché poi dopo questo segnale che ho quantizzato, immagino che andrà trasmesso nello spazio o nel tempo. Nello spazio quando lo voglio mandare a un'altra persona lontano, nel tempo quando lo immagazzino e poi lo vado a leggere dopo qualche a un istante temporale più seguente, in ogni caso si tratta di una trasmissione, le trasmissioni sono oggetti di errori e quindi uno di questi bit può essere sbagliato. Ebbene, se io utilizzo questo ordinamento e sbaglio un bit, ad esempio 01, sbaglio il primo bit e divento 11,
L'effetto è che il livello x cappucci con 2, che era molto basso, viene trasferito e tradotto con un livello x con 4 che è molto alto, e quindi avrò un errore molto grosso quando andrò a fare la conversione digitale analogico. Viceversa, poi invece con questa codifica, se sbaglio un solo bit, un livello viene confuso con uno adiacente e quindi l'errore sarà più piccolo quando vado a fare la conversione digitale analogica, che corrisponde proprio a livelli di tensione differenti e, magari se è la musica, a livelli di ampiezza differenti. L'errore di costruzione è più piccolo in questa maniera, se c'è stato un errore su qualche bit. Si chiama codifica di Gray questo schema. Livelli adiacenti differiscono per un solo bit. Ed è sufficiente, non c'è nulla più da dire di questo. Se non avete domande, passiamo a introdurre la waveform coding. O modulazione impulsiva. Prima di tutto descriviamo che cosa sono le modulazioni impulsive e poi vi dico perché in realtà si chiama waveform coding questo argomento e perché lo stiamo facendo adesso nell'ambito della conversione analogico-digitale. Nelle modulazioni studiate fino ad ora, quello che succede è che il messaggio da trasmettere modula alcuni parametri di un segnale portante sinusoidale, ad esempio l'ampiezza, la fase o la frequenza di una portante sinusoidale, che è una forma d'onda continua, e per questo si chiama anche continuous waveform modulations, modulazione a forma d'onda continua. Nelle modulazioni impulsive invece il messaggio da trasmettere modula sempre i parametri di ampiezza, di fase o di frequenza, ma non di una forma d'onda continua, ma di un treno di impulsi. Per questo si chiama modulazione impulsiva. Abbiamo due grosse categorie: le modulazioni impulsive analogiche e quelle digitali. Nelle prime il messaggio modula i parametri di un treno di impulsi in maniera continua. Nelle seconde il messaggio modula quegli stessi parametri di un treno di impulsi, ma in maniera discreta, a scatti. Ad esempio, se io voglio cambiare l'ampiezza di un treno di impulsi, in maniera continua, secondo messaggio, otterrei questo oggetto qui. Sto variando in maniera continua l'ampiezza di un treno di impulsi, invece di una sinusoide, vi ricordate? Se la volessi cambiare in maniera discreta, invece le ampiezze non sono tutte le infinite possibili ampiezze che posso avere, ma soltanto alcuni livelli. Noi vedremo un esempio, forse nella prossima ora o addirittura nella prossima lezione, più importante, un solo esempio di modulazione analogica di impulsive e un solo esempio di modulazione impulsive digitale. Voglio solo rendere chiaro in questo momento perché si chiama modulazione impulsiva e perché stiamo studiando l'argomento di conversione analogico-digitale. Perché se da un lato è vero che si tratta effettivamente di modulazioni, perché potrei appunto
variare in maniera continua e discreta secondo il mio messaggio M un treno di impulsi e trasmetterlo, ma nella pratica questa è proprio la forma con cui vengono rappresentati i segnali all'uscita di un convertitore analogico digitale, perché all'uscita di un convertitore analogico digitale io alla fine ho una serie di campioni se non ancora quantizzato, oppure una stringa di bit se ho quantizzato e codificato, ma poi questi campioni e questi bit devono essere rappresentati fisicamente in qualche maniera dal punto di vista circuitale, dentro anche la circuiteria digitale, poi devono essere sempre segnali fisici a girare. Come rappresentare ad esempio una stringa di bit 00101? Beh, potrei variare in maniera discreta l'ampiezza tra gli impulsi, e magari 0 viene rappresentato come 0 per l'impulso, 0 come 0 per l'impulso, 1 come 1 per lo stesso impulso, 0 e 1. È una modulazione impulsiva digitale, ma in realtà è semplicemente l'uscita del convertitore analogico digitale, che deve essere rappresentato con una forma d'onda, mica posso rappresentarlo con questa stringa. Dal punto di vista astratto sì, ma poi dal punto di vista fisico dovrà essere rappresentato con una forma d'onda. Waveform coding. Ok? Va bene, ci fermiamo un attimo per la pausa.